Oggi dedichiamo all'uomo Alessandro Rossi un monumento progettato dall'architetto Paolo Albano, che vuole testimoniare quanto di grande ha saputo fare e realizzare e quanto di grande ci ha lasciato la sua umanità. Saluto anche da parte del nostro parroco, io sono emerito. Sono stato il primo parroco di Sannino e con molto piacere benedico questo monumento, perché il signor Alessandro Rossi è stato per la parrocchia un vero amico, quasi lo potrei dire cofondatore con me, perché è stata la prima persona che veramente mi ha dato il suo aiuto, la sua collaborazione. È stato il primo presidente di quello che allora si chiamava Comitato per la Nuova Parrocchia, e un anticipo di quello che poteva essere il Consiglio Pastorale. Poi contribuito in un modo concreto, perché ha donato il terreno sul quale sarebbe stata costruita poi la chiesa parrocchiale. Ha dato un contributo finanziario anche molto, molto sostenuto per i primi bisogni della parrocchia, e quindi è legato in modo particolare alla storia di questa parrocchia di Sannino. E quindi con molto piacere e anche con un po' di commozione benedico questo monumento che lo ricorda con molta gratitudine e con veramente un elogio alla sua opera, che dal punto di vista anche economico ha dato a questo quartiere la possibilità a tante famiglie di poter avere il necessario per vivere dignitosamente. Potente d'Eterno, che ci affidi le risorse e l'energia del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, per Cristo nostro Signore. Vogliamo rilanciarlo al mondo intero, ecco, perché tutto ciò che è stato fatto non rimane a Sannino,
ma rimane il mondo intero, e quindi questa medaglia io la voglio dedicare a tutti, a quelli che abitano a Sannino, a quelli che stanno fuori di Sannino, ma voglio dedicarla all'uomo stesso, perché se non ci fosse stato lui non c'era neanche la medaglia. Sicuramente questa è una medaglia che va dedicata sicuramente ad Eugenio Rossi per tutto quello che ha fatto, sicuramente al comitato organizzatore che ha organizzato una cerimonia magnifica, tra l'altro avete anche incontrato una giornata splendida di sole dopo tante giornate, tante domeniche brutte e fredde. Poi da ultimo volevo anche sottolineare che questa è una medaglia dedicata anche a tutti quelli che hanno lavorato in fabbrica, a tutti gli operai, i lavoratori che hanno contribuito con il loro lavoro a costruire una bella realtà e in generale hanno consentito al paese di sollevarsi in un momento difficile. Io ti ringrazio, a me è piaciuto al primo momento, ti abbiamo delegato e al comitato non l'hai tradito. Come non hai tradito tutte quelle persone che hanno dato l'apprezzamento al monumento, perché era già sul sito e tutti hanno apprezzato, o qualcuno ha anche criticato, adesso non esageriamo, qualcuno ha detto che non gli piace, ma oggi se ci fosse stato qui Alessandro Rossi avrebbe sicuramente imitato questo treno, avrebbe trovato l'eccellenza anche di questo treno, l'avrebbe ridotto a un'eccellenza mondiale. È sempre difficile per un progettista confrontarsi con la memoria. Il signor Rossi avevamo quasi poca certezza dell'immagine. Hai detto bene, ci sono stati tanti apprezzamenti, alcune critiche anche molto incisive, e da questa voglio ripartire. I monumenti non devono piacere, i monumenti devono essere testimonianza, e credo che questo lo sia nel tempo e anche per tutti coloro che hanno lavorato in questo posto, che era la fabbrica dei sogni. Oggi 3 marzo 2013, in via Pio XI, Como, io presidente Motto alla Vittoria, a nome del comitato Monumenti Ingegnere Alessandro Rossi, alla presenza delle autorità civili e militari, cedo in dono al signor sindaco dottor Lucini il monumento al mito, opera insigne dell'architetto Paolo Albano. Il sindaco, a nome della città, si impegna a custodire quest'opera che vuole immortalare quanto grande sia stato l'ingegno di Alessandro Rossi, fondatore della storica industria Riva Rossi, che ha onorato l'Italia in tutto il mondo adottando per primo e con coraggio innovazioni tecnologiche rivoluzionarie nel campo del modellismo, conquistando i mercati internazionali. Ecco, io consiglio adesso al sindaco, lo firmo qui davanti a me, se ci consegniamo un appoggio, grazie. Ecco, lei firma sopra, io firmo sopra. Sindaco, una parola, insomma, ha firmato, quindi è ufficialmente consegnato alla città di Como il monumento. Sì, penso sia una giornata molto bella, è bello trovarci insieme a fare memoria del genio e della passione dell'ingegnere Alessandro Rossi, che l'abbiamo ricordato provenendo da un territorio diverso, da quello comasco, e ringrazio per la presenza e il comune di Schio, da una famiglia di imprenditori che ha segnato in modo molto forte tessuto economico di quel territorio, e vedo che si è trovato qui da noi, qui a Como, a Sannino in particolare, a concretizzare il suo sogno. Quindi un sogno che ha assunto subito una dimensione internazionale e che ha contribuito a portare anche il nome di Como nel mondo. Quindi penso sia bello
che il comitato sia riuscito a coagulare tutte le forze del quartiere per promuovere questa iniziativa. È bello che rimanga proprio nel luogo in cui il sogno si è concretizzato, questo segno, memoria per tutti. Nel documento di cessione dice che il sindaco si impegna a custodire quest'opera. Dobbiamo impegnarci tutti insieme a custodire quest'opera, perché quest'opera è della comunità e tutti insieme dobbiamo custodirla per il valore che ci rimanda e ci tramanda. Grazie. Grazie a Vittorio e grazie al Comitato, complimenti per l'iniziativa realizzata. Il Consiglio regionale della Regione Lombardia ha dato un patrocinio non oneroso per questa iniziativa, riconoscendone l'importanza. Penso che un'iniziativa di questo tipo sia in grado di creare da una parte identità in un quartiere, ma dall'altra parte è anche un segno importante dell'operosità dei comaschi ma anche dei lombardi, la capacità di fare impresa, la capacità di fare innovazione, la capacità di essere leader comunque in una produzione nel mondo. Questa è una testimonianza che resta in questo quartiere, una testimonianza che però si estende ad altre realtà del nord Italia come Schio, come Cortina, eccetera. Erano degli imprenditori, ma degli imprenditori che avevano un grosso spirito sociale. E le industrie in Italia servono al sociale. E questa è una cosa che le istituzioni dovrebbero riconoscere sempre di più. Soprattutto in questo periodo di crisi dove si cerca di demonizzare gli imprenditori. E noi abbiamo a Schio l'esempio di come il sogno che anche Alessandro Rossi, di Riva Rossi, cercava di perseguire, era quello che gli operai aiutano gli imprenditori e sono parte integrante di un sistema economico che funziona se tutti collaborano. Il sogno di Alessandro Rossi realizzato a Schio si vede nel monumento al tessitore, è il primo monumento del pubblico che c'è in Italia, monumento all'operaio. Noi siamo sicuramente orgogliosi di collaborare con voi. È felice? Anche. Il monumento le piace? Molto, molto. Allora, la riaccompagno che dobbiamo proseguire, ce ne sono molti altri momenti che adesso dobbiamo vivere. Bella della tua presenza oggi. Allora, innanzitutto io voglio ricordare che quando a Como c'è qualcosa di bello, Simone c'è sempre, dà sempre il suo contributo, è sempre presente ai punti fondamentali, agli eventi speciali della città di Como. Hai un legame forte con la tua città, pur essendo un cantante famoso, un cantante che ha raggiunto tantissimi obiettivi. Sì, perché la città di Como è la mia città. Quindi qualsiasi cosa succede di bello, perché ci sono poche cose che uniscono le persone. Una di queste, credo che siete tutti d'accordo, è proprio la musica. E la musica, io cerco di
consigliare ai ragazzi più giovani di me. Non insegno perché non mi piace la parola insegnare, penso che sia più giusto consigliare ai ragazzi. Io insegno all'Accademia Giuditta Pasta a Como e insegno alla Smart Academy, che mi ha dato una mano a realizzare questa canzone. Sono tutti gli insegnanti della scuola che secondo me hanno voluto dare il loro contributo. In vendita il CD per la Riva Rossi. La canzone si intitola Trenini. Non era facile scrivere un testo che rappresentasse in qualche modo tutta la struttura treno.